Bene, allora buongiorno a tutti, iniziamo con la presentazione dei risultati di Campus World degli scorsi anni, ma soprattutto rilanciamo, ce n'è proprio necessità in questo periodo, l'università nel mondo, tirocini e non solo. Allora partiamo con i saluti iniziali e anche con gli sponsor della nostra iniziativa. Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche. La Camera di Commercio ha lungamente finanziato questo progetto, è stato uno dei primi partner in questo progetto che parte nel 2005, quindi ha una lunga e bella storia. Prego Presidente. Grazie magnifico Rettore, un saluto al Presidente della Regione Acquaroli, all'Assessore Latini, al Presidente della BCC Picena, il Dottor Mariano Cesari, e al Direttore di Unico, che è qui con noi, il nostro confide regionale, il dottor Mariani. Beh sì, è vero, Campus World è una bellissima idea che il magnifico rettore ha messo in campo parecchi anni fa. È proprio il momento topico dopo questa pandemia iniziare a parlare dei nostri giovani, dei nostri millennial, delle nostre nuove generazioni. Sono giovani altamente, diciamo, tecnologici, istruiti, che possono dare quel valore aggiunto che questo progetto mette a disposizione, potendo sviluppare delle esperienze all'estero presso altre dinamiche economiche, produttive, che possono trovare poi dopo diciamo, quel valore aggiunto in termini di talenti, in termini di esperienza, di professionalità, e possono poi dopo portarle qui da noi, nelle Marche, e valorizzare il sistema produttivo. Ecco perché la Camera di Commercio da sempre sostiene il progetto di Campus World, lo sostiene fortemente perché crede in un valore aggiunto, ovvero che le competenze, la specializzazione, le ricerche di nuove frontiere delle professioni e confrontarsi con culture nuove, con lingue nuove, anche con metodi di lavoro nuovi e diversi, possono dare quella consapevolezza di un sistema universitario importante con i giovani che si possono professionalizzare e possono essere poi dopo quel valore aggiunto per le economie delle Marche. Questo certamente sarà un'occasione di crescita, un obiettivo preciso per iniettare nel nostro sistema produttivo nuove professionalità, nuovi giovani, auspicando che gli imprenditori ne prendano atto. Oltre al ringraziamento che ho fatto al magnifico rettore per l'idea e tutti i sponsor e la Regione Marche che hanno voluto sostenere questo progetto, questo io lo vedo una sfida che dobbiamo tutti quanti vincere, anche in questo periodo post-Covid. Lo dobbiamo vincere anche con gli imprenditori, perciò auspico che gli imprenditori possano poi dopo assumere nelle proprie aziende questi giovani che ritorneranno da queste esperienze. Non avere timore delle differenze anagrafiche, perché oggi dobbiamo puntare veramente sulle nuove innovazioni e sui nuovi cambiamenti che queste innovazioni possono portare nelle nostre aziende e nel nostro sistema produttivo. C'è anche qui il nostro impegno, l'impegno della nostra istituzione, di tutte le istituzioni, l'impegno delle banche, dei confidi, della Politecnica, delle Marche, a guardare avanti per rendere, secondo noi, un futuro migliore per tutta l'economia marchigiana e per i nostri giovani, pensando che la risorsa più grande che noi abbiamo e che dobbiamo coltivare è la cultura, i nostri giovani, e il nostro mondo imprenditoriale. Perciò complimenti a tutto il successo di Campus World in questi 20 anni e sicuramente il nuovo bando che si metterà in campo valorizzerà al meglio i giovani, le economie e il territorio marchigiano. Continuiamo nel partire da un presupposto che l'internazionalizzazione non si fa solo con le merci, con i prodotti, ma si fa sempre più con la conoscenza. E quando nel 2005 il rettore Pacetti di allora mi affidò questo progetto, si chiamava Campus One, i numeri erano davvero molto limitati, partivamo allora. Oggi oltre 200 laureati ogni anno possono fare un'esperienza di questo tipo da 3 a 6 mesi in tutto il mondo, poi vedremo i risultati.
Il Presidente della nostra Regione, il Dottor Francesco Acquaroli, ha posto un'attenzione crescente al tema dell'internazionalizzazione e quindi come la Regione Marche vede questo progetto e sue considerazioni in tal senso. Ringrazio il magnifico Rettore, ringrazio il Presidente della Camera di Commercio, il Direttore Unico, l'Assessore Giorgia Latini e tutti gli altri intervenuti. Diciamo che l'internazionalizzazione è oggettivamente una delle sfide più importanti che il nostro territorio deve compiere e come giustamente ha detto nel suo intervento, nella sua introduzione, il magnifico Rettore, credo che non si debba parlare solo parlare solo di internazionalizzazione delle merci o dei territori o della cultura, ma l'internazionalizzazione della conoscenza è oggettivamente sicuramente l'aspetto più importante, perché quando noi possiamo importare la nostra ed esportare la nostra capacità di formarci e formare classe dirigente, di trasportare nei nostri territori i buoni costumi, le buone usanze, le nuove tecnologie, l'utilizzo di esse, la capacità di saper sostenere il nostro territorio, le nostre imprese, significa che noi in realtà scriviamo il futuro del nostro territorio e riusciamo con esso a creare quella classe dirigente che dalle istituzioni alle economie, alle associazioni, alle università, poi fra qualche anno saprà guidare la nostra regione, il nostro territorio verso una sfida che è quella della competitività e sicuramente quella di mantenere anche alto il grado di civiltà e di sviluppo sociale ed economico che noi abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto. In questo senso vediamo questa iniziativa di buon occhio, come un'eccellenza della nostra regione, perché mandare i nostri giovani in altri paesi a portare la nostra conoscenza, ma soprattutto ad importare quello che possono imparare nelle loro esperienze lavorative, nelle loro esperienze di formazione nelle imprese e nelle istituzioni, è un elemento assolutamente determinante. Chiudo, caro Rettore, con un appello che poi è quello che ci facciamo sempre in questi primi mesi di mandato, ma credo che quello che debba essere l'auspicio di tutta la Regione, che guarda queste buone pratiche come l'elemento portante dell'azione congiunta di tutte le istituzioni. Noi dobbiamo unirci nella creazione di una sinergia che sappia formare classe dirigente per esaltare il nostro territorio e le nostre imprese. Questa sinergia è essenziale e credo che questa sia una delle iniziative più importanti a riguardo. Grazie e buon proseguimento. Grazie molto, Presidente. Continuiamo allora con un altro intervento degli sponsor, il professor Mariano Cesari, presidente della Banca del Piceno Credito Cooperativo. È una banca che recentemente si è affiancata come sponsor con riferimento ai laureati delle aree geografiche interessate dalla banca stessa. Prego. Buongiorno a tutti. La Banca del Piceno è una banca che opera su un territorio che va da Civitanova fino a Giulianova e quindi è una banca che in quel territorio ha l'obbligo di raccogliere il risparmio e di reinvestirlo sul territorio. Quindi quando noi pensiamo a un territorio come il nostro, pensiamo anche a dei giovani che sono anche il futuro di questo territorio. E quando appunto abbiamo intrapreso diverse iniziative per fare in modo che ci fosse una crescita dei giovani, abbiamo accolto con favore la richiesta di collaborazione da parte dell'Università e della Camera di Commercio e per noi il progetto Campus World è diventato strategico per la formazione dei giovani che lavorano nelle nostre aree. E quindi è con entusiasmo che partecipiamo a questa iniziativa, oramai sono diversi anni che ci confrontiamo su questa problematica e quindi continuiamo a sostenere questa iniziativa
con la speranza che poi questi giovani, una volta acquisite delle esperienze professionali all'estero, trovino qui le condizioni per poter poi contribuire loro stessi alla crescita e al futuro delle nostre aree territoriali. Grazie. Grazie Presidente. E ora la dottoressa Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia Romagna e Marche d'Intesa San Paolo, che si collegherà. Finora abbiamo avuto la presenza di UBI. Questo passaggio ed evidenzio la vicinanza della dottoressa Balbo, che ho incontrato in numerose manifestazioni, in numerosi eventi, credo che sia particolarmente importante anche e soprattutto per il futuro. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Ben ritrovati a voi. Mi dispiace di non essere presente di persona, perché ci avrei tenuto tantissimo, spero per la prossima volta. Io vi porto un saluto, mi associo a chi mi ha preceduto nel fare veramente i complimenti a questa iniziativa, che io conosco soltanto oggi, ma è davvero, ha davvero un grandissimo valore. Questo connubio tra territorio, però con lo sguardo internazionale, credo che sia un'esperienza veramente importante che si sta offrendo a questi giovani. Noi, come subentriamo, ereditiamo molto con grande piacere questa collaborazione, e perché come Intesa San Paolo collabora tantissimo con le università. Per noi la formazione in generale e i giovani soprattutto sono veramente la risorsa più preziosa per il nostro paese e per la nostra economia, e credo ancora di più oggi, un momento in cui le imprese stanno affrontando e affronteranno una trasformazione importante, una trasformazione digitale, una trasformazione verso percorsi di sostenibilità, tutti percorsi che richiedono innovazione, apertura, competenze, e i giovani sono sicuramente il connubio di tutto questo. Quindi anche da parte mia l'auspicio che questa esperienza possa poi portare a questo territorio nuova linfa, nuova energia, nuove risorse, ne sono certa. E questo è l'augurio che vi faccio, e quindi ringrazio voi per questa collaborazione. Grazie dottoressa, è un progetto emozionale ed emozionante, e poi lo vedremo anche nei racconti dei nostri laureati. E ora il dottor Paolo Mariani, direttore generale di Unico, che si è aggiunto da pochi giorni come sponsor a questa iniziativa, e di questo lo ringraziamo. Paolo, prego. No, io vorrei proiettare, penso che sia questo lo strumento, vorrei proiettare delle slide, sono 4 o 5 per spiegare il motivo del perché siamo qua, spero di riuscire. Tralasciando la prima, nella quale si specifica un attimo il perché Unico è qua, passerei velocemente alla seconda, dove emerge che negli ultimi 8 anni il 41,8% dei giovani è fuggito dal nostro paese, cioè si è spostato in altri territori perché non ha trovato soluzioni adeguate nel nostro paese, in Italia. Il fenomeno sicuramente nelle Marche non è diverso. Negli ultimi anni il tasso di emigrazione dei giovani tra i 18 e i 34 anni è triplicato, passando dai 536 del 2009 ai 1635 del 2018. Quindi nelle Marche non riusciamo a trattenere il 35% dei giovani che si laureano presso di noi. La Banca d'Italia ha evidenziato che quando il tasso di emigrazione dei giovani sale dell'1%, il numero delle imprese cala del 5%. Quindi c'è un effetto depressivo sul numero delle imprese, che si somma un numero di minor numero di nascite e sicuramente aziende che muoiono. Inoltre si registra una diminuzione della nascita delle imprese a minor valore aggiunto. Quindi si può dire che i giovani sono i veri veicoli dell'innovazione e del cambiamento economico, e quindi possono stimolare la capacità innovativa e la creazione di azienda. E questo è il vero motivo per il quale siamo qua. Il motivo è rispettare i giovani e dare a loro la possibilità di essere un motore di crescita. Quindi investire sui giovani e sulla loro formazione vuol dire avere un ritorno di lungo periodo
sul territorio e sull'economia. Vorrei darvi un ultimo dato. Realizzare un'esperienza all'estero vuol dire rendere più robusto il curriculum di un giovane. Il tasso di occupazione sale del 6% per chi, rispetto a chi non ha svolto esperienze all'estero. Ed inoltre la retribuzione sale dell'8,8% per chi ha svolto esperienze più o meno lunghe all'estero. L'università, e io ringrazio nel concludere questo mio intervento il rettore per averci dato questa possibilità, è un ascensore sociale, ma lo deve essere non solo, come le statistiche ci dicono, per i figli dei laureati, ma lo devono essere per i figli dei cittadini italiani nella loro complessità, perché solo il 9% dei figli non laureati riesce ad avere poi un'esperienza e uno sviluppo. Quindi nella sostanza creiamo quella rete della quale appunto si parlava per poter permettere attraverso queste esperienze e questa mobilità e attraverso quindi questa iniziativa di consentire ai nostri giovani di essere veramente attori del loro futuro. Grazie. Bene, grazie direttore. Allora, come tradizionalmente accade ormai da 15 anni, sono io a introdurre questo progetto. Partiamo con un video che viene realizzato dai nostri laureati, i quali inviano foto, immagini, e quindi proviamo a vedere quello che è successo in questi anni. Poi ci concentreremo su alcuni dati del progetto. Questo progetto nasce quasi, non dico casualmente, ma insomma tentando di favorire i processi di internazionalizzazione, ben 16 anni fa. Il nome è già un ossimoro, perché Campus World, da questo punto di vista, mi dicono dalla regia, no, ma è sufficiente questo microfono, no? Quindi il nome Campus World è quasi un ossimoro, perché mette insieme campus, che è territorio, che è esigenze del territorio, e world, che è il mondo. Quindi come noi possiamo essere utili per il territorio, ma al tempo stesso proiettati in una dimensione internazionale. Queste sono le foto che ci mandano i nostri laureati, e il filmato nasce in questo modo, per cui vedrete tantissime esperienze. Un progetto, noi diciamo, che va dalla A alla Z, cioè dall'Arabia Saudita allo Zimbabwe. Ormai copriamo il mondo. Quindi capite quanto riusciamo a fare da questo punto di vista. Perché non è solo un progetto di stage all'estero, ma è un vero e proprio processo di internazionalizzazione. Se esaminiamo quello che è successo, le nostre imprese sono state trainate dalle esportazioni grazie a un fattore competitivo che era il costo negli anni 60, negli anni 70. Oggi questo è impossibile. Sono cambiati i modelli e l'internazionalizzazione mercantile non è più sufficiente, no? Si parla di economia della conoscenza, cioè sapere dove ci sono opportunità, dove è possibile andare, dove ci sono dei vantaggi. Tutto questo richiede conoscenza. Ma poi c'è l'altro tema, che è l'economia della relazione, lo sviluppo delle relazioni. Quanto vale un manager? Vale in base alle relazioni che è riuscito a creare, non in base soltanto alle competenze. E quindi in questa logica, quello che veniva richiamato prima, noi andiamo ad operare. Per cui non è un progetto solo pensato per gli stage, ma è un progetto molto più ampio. Lo vedremo dai dati. La maggior parte di questi nostri laureati ritorna in Italia e ritorna anche nelle Marche a lavorare. Quindi non è fuga di cervelli. Sarebbe un errore pensare che questa fosse una fuga di cervelli. No? È un modo di contaminare, di portare esperienza, conoscenza. E quindi pensate, un laureato che è stato 6 mesi all'estero in un mercato che ritorna e in un'azienda porta quelle competenze, quelle conoscenze, quelle relazioni. È lì il vero valore. E noi ci investiamo come università 400.000 euro l'anno, quindi non è un'operazione per noi a costo zero, al contrario. Ed è un'operazione che è cresciuta negli anni. Raccontavo prima nelle diverse interviste che quando abbiamo iniziato avevamo pochissime possibilità nel mondo. Oggi abbiamo una domanda che non riusciamo a soddisfare nel mondo, quindi è cambiato completamente.
e riusciamo a far fare questa esperienza da 3 a 6 mesi a oltre 200 laureati. L'anno scorso lo vedremo, questa situazione pandemica ha bloccato, ma nonostante questo siamo riusciti a far fare questa esperienza a 100 laureati, quindi comunque il sistema non si è bloccato, ma è riuscito a continuare in questa prospettiva. Gli sponsor sono importanti perché ci fanno capire la loro vicinanza a questa iniziativa, ci fanno comprendere quanto sia utile il loro aiuto, il loro supporto, perché vengono a finanziare chi? Vengono a finanziare le borse di studio, quindi non vengono a finanziare l'università, noi utilizziamo le risorse degli sponsor direttamente per le borse di studio. Tutto questo è possibile, poi lo vedremo dai dati, in termini di performance, perché abbiamo un gruppo che è lì presente e uno staff molto forte, consolidato, con un'ampia esperienza. Non li ringrazio tutti uno a uno, ma sono veramente molto molto brave. Ci si dedicano con passione, con entusiasmo e si rapportano con i nostri laureati singolarmente, perché poi le problematiche, come sappiamo, sono anche molto operative, no? Cioè, si tratta di aiutare nel trovare la possibilità di vivere. È comunque un'esperienza davvero emozionante. Più volte mi è capitato di ricevere i nostri laureati che hanno fatto questa esperienza, che hanno ringraziato. Gli ho detto che questo è il nostro obiettivo, rientra nel nostro lavoro, ma questo fa molto piacere, quindi credo che sia la direzione giusta. Come vedete, siamo in tantissimi paesi, siamo arrivati a 1200, ma con 200 l'anno, insomma, i numeri cresceranno. E adesso vediamoli questi numeri e cerchiamo di comprendere a che cosa facciamo riferimento. E quindi partiamo con la presentazione. Un punto fondamentale è questo che vorrei richiamare, e cioè il modello classico dell'esportazione indiretta funziona sempre meno, cioè il fatto che andiamo a una fiera e qualcuno ci viene a contattare e a comperare. Funziona sempre meno e quindi abbiamo bisogno, dicevo prima, delle conoscenze, di sapere. Qui c'è questo passaggio tra l'economia della conoscenza e l'economia della relazione, perché la conoscenza la puoi dare, la relazione no, questo è importante. Questa esperienza serve a far capire quanto è fondamentale sviluppare relazioni. Le nostre reti attuali sono soprattutto interpersonali, per estenderle bisogna far muovere le persone, i nostri che vanno all'estero, gli esteri che vengono qui. Ricollocando i luoghi nello spazio dei flussi, il tema dei flussi diventa determinante. Professionisti della conoscenza internazionale cercasi, questo è il tema. Ne abbiamo pochi di professionisti. Dicevamo, non solo flussi di materiali e di denaro. I nostri partner li abbiamo già presentati. Perché? Sostiene e diffonde i processi di internazionalizzazione, favorisce il collegamento tra formazione e mondo del lavoro, e poi c'è il tema dell'occupabilità. Con tanti obiettivi. Ovviamente per i nostri laureati parliamo di curriculum, ma se ragioniamo in termini territoriali abbiamo detto che gli obiettivi sono molto più ampi. Il progetto è rivolto sia a laureandi che laureati, anche se prevalentemente partono laureati, e consente una borsa di studio che è pari a 400-500 euro per i paesi europei a seconda delle caratteristiche e per i paesi extraeuropei a 600-700 euro mensili. Questi sono i paesi dalla A alla Z, appunto, dall'Arabia Saudita allo Zimbabwe. Quindi c'è stato un incremento enorme della possibilità. Questi sono i risultati dell'indagine che noi facciamo ogni anno, è ferma questa al 2019 per ovvie ragioni. La divisione tra le nostre aree culturali. Una volta c'era solo economia, oggi vedete c'è economia, ingegneria, che è diventata quasi, insomma, uguale all'economia come importanza, e poi anche agraria, scienza e medicina, tutte le aree sono rappresentate. Ancora, i laureati magistrali sono quelli maggiormente presenti insieme ai laureandi magistrali, e questo è normale. Questo è interessante, e cioè il 76% ritorna in Italia e si occupa in Italia, il 24% rimane all'estero. Ecco, non c'è fuga di cervelli, vedete, ma c'è una circolazione di cervelli. Questo è molto importante. E di questo 76%, quasi il 50% sta nelle Marche. Quindi tu hai mandato fuori, hai fatto esperienza, portano know-how, informazioni, relazioni, una parte rimane all'estero e vengono e mantengono contatti con noi, ma una parte rimane qua, torna qua e lavora per le nostre organizzazioni, no? Si comprende l'importanza di questo. Tipologia di occupazione prevalentemente privato, ma anche altri soggetti, quindi pubblico, enti di ricerca,
Domande, attività coerente con lo studio? Molto coerente il 53%, diciamo livello buono, 4, 26%, sostanzialmente c'è un livello più che accettabile di coerenza. Livello retributivo, qui avete le fasce con delle code, si va dai 600 a 800 euro, ma anche una coda oltre i 3.000 euro, questo è un fatto molto importante, significa che comunque questi nostri manager vengono apprezzati su una scala intermedia tra 3.200 e 1.500 euro mensili. Situazione occupazionale, rilevata nelle precedenti edizioni. Tenete conto che qui ci sono anche gli studenti, no? Quelli che continuano a studiare, perché una parte sono laureandi. E vedete che ci muoviamo sempre intorno a tassi decisamente elevati, questo prevalentemente entro 6 mesi, cioè entro 6 mesi questi nostri laureati trovano lavoro, no? Quindi capite l'importanza. Il numero di tirocinanti, ecco, guardate, nel 2012 ne avevamo 76 e 44, qui ci sono i due programmi, Campus World ed Erasmus Traineeship, che sono ormai collegati. Eravamo arrivati nel 2019 ad averne 123,86, quindi oltre 200. Nel 2020 vedete che non si è bloccato il processo, siamo comunque oltre 100 e questo è un aspetto estremamente positivo. Questi dati riguardano in particolare la Banca del Piceno, perché a loro diamo una serie di informazioni per il finanziamento che ci danno con riferimento ai laureati di quei territori e quindi nettamente superiore. La meta è partire, sì, ma aggiungiamo con obiettivi e anche con una strategia ben definiti. È importante evidenziare questo aspetto, cioè che il bando è uscito ieri, è un bando che permetterà ai nostri laureati di fare questa esperienza, è un bando che non ha un termine di scadenza, quindi è un bando a sportello, questo proprio per andare a coniugare in maniera più corretta le esigenze dei nostri laureandi e laureati rispetto al mercato del lavoro. E ora iniziamo con i videomessaggi dei nostri testimoni, per poi lasciare alla fine le conclusioni alla dottoressa Giorgia Latini, assessore all'Università e diritto allo studio della Regione Marche. Allora, Arianna Santoni laurea nel 2018 in Ingegneria ed Architettura, nel 2019 fa Campus World a Madrid su temi storico-architettonici. Andiamo a vedere il suo videomessaggio. Prego. Buongiorno a tutti, sono Arianna Santoni, un'ex studentessa dell'UniPUPM, laureata nel 2018 con una tesi in Ingegneria ed Architettura che si occupava di fare il rilievo digitale e la modellazione BIM della torre campanaria di San Ciriaco. Proprio grazie a questa tesi e soprattutto grazie alla mia correlatrice Ramona Quattrini, ho avuto l'opportunità nel 2019 di fare un'esperienza di Campus World a Madrid. L'Università Politecnica di Madrid, che mi ospitava, aveva necessità di trovare qualcuno che facesse ricerca su metodi di modellazione BIM applicati al patrimonio storico e architettonico. E diciamo che quello è stato il mio trampolino di lancio, perché proprio da lì, dove per 6 mesi ho avuto la possibilità di ricercare e di studiare proprio quello che è la mia passione, quindi il patrimonio, ho avuto poi l'opportunità, una volta tornata, di trovare diverse opportunità di lavoro. Diciamo che il periodo per l'edilizia è abbastanza fiorente, quindi ho potuto spendere la mia esperienza e la mia formazione a Madrid nel lavoro poi qua in Italia. E in particolare l'esperienza a Madrid mi ha dato la possibilità di catturare e di vedere un po' com'è il metodo di lavorare all'estero e di prendere spunto per poi la vita di tutti i giorni e il lavoro di tutti i giorni. Quello che mi sento di consigliare è di prendere al volo questa occasione, perché subito prima di tuffarsi nel mondo del lavoro, che poi sarà per una vita, è l'opportunità di vedere qualcosa di diverso e di fare un'esperienza del tutto unica. E in particolare anche a livello personale è una formazione indescrivibile, perché ti trovi tutti i giorni ad affrontare dei problemi che comunque da solo non avresti la possibilità di affrontare. E niente, quindi consiglio a tutti vivamente di fare questa esperienza e di trovare qualcuno che vi aiuti sia dall'Italia che poi all'estero per portare avanti il vostro progetto. E niente, non ve ne pentirete, ne sono sicura. Bene, grazie Arianna. Andiamo da Eleonora Cesaretti, laurea nel 2018 in fisioterapia, Campus World 2019 all'ospedale di Londra.
Salve a tutti, sono Leonora Cesaretti e sono una fisioterapista che si è laureata nel 2018 presso l'Università Politecnica delle Marche. Ho partecipato al progetto Campusword per un periodo di 5 mesi e mezzo, che è iniziato dal settembre del 2019 al febbraio del 2020. In particolare, ho frequentato un tirocinio presso il Royal Brompton and Alfred Hospital a Londra e nel Regno Unito. E in particolare questa esperienza per me è stata molto molto importante in quanto in primis mi ha permesso di migliorare le mie conoscenze professionali e inoltre è stato importante in quanto mi ha permesso di migliorare il mio inglese. È un'esperienza che sicuramente consiglio a tutti perché sicuramente apre più porte e quindi permette maggiori possibilità nella carriera futura. E inoltre un altro aspetto positivo di questo progetto è che il singolo studente laureato può prendere direttamente contatti con la struttura che gli piacerebbe frequentare senza dover per forza scegliere una struttura con cui è l'università ha l'agreement. E inoltre un altro punto molto a favore di questo progetto è la possibilità per lo studente di partecipare a questo progetto, di frequentare un tirocinio all'estero, insomma, anche dopo aver conseguito il titolo di laurea, cosa che insomma è rara da trovare. Ripeto, sicuramente è un progetto che consiglio a tutti, soprattutto per chi come me non aveva partecipato prima ad altri progetti di questo tipo. Bene, grazie. Adesso Filippo Caracci, 2021 Campus World a Bruxelles, presso l'ufficio della Regione Marche. Buongiorno a tutti, mi chiamo Filippo Caracci, ho 27 anni e anch'io quest'anno ho partecipato al progetto Campus World promosso dall'Università Politecnica delle Marche. Da ottobre ad aprile ho avuto la fortuna di fare questa esperienza a Bruxelles, presso l'ufficio della Regione Marche, dove insieme alla responsabile e ai miei colleghi ci occupavamo di fornire l'attività di supporto all'ufficio, partecipando a eventi organizzati dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Comitato delle Regioni. Inoltre promuovevamo anche il nostro territorio all'interno delle istituzioni europee. Nonostante le limitazioni dovute alla crisi sanitaria mondiale, questa esperienza per me è stata molto importante per intraprendere il mio percorso professionale. Infatti, ho avuto modo di avere una visione a 360 gradi del funzionamento dell'Unione Europea e gettare le prime basi per lo studio della lingua francese. In più, grazie al progetto Campus World, ho avuto la fortuna di vivere in una città come Bruxelles, aperta, dinamica, multiculturale e al centro dell'Europa. Questo mi ha permesso di viaggiare e conoscere la storia e la cultura belga e visitare le sue bellissime città. Infine, questi 6 mesi trascorsi all'estero mi hanno reso una persona più intraprendente, più flessibile e più curiosa, con tanta voglia di imparare e di iniziare il mio percorso professionale. Un saluto e buon proseguimento. Grazie Filippo. Adesso Lorenzo Sulpizzi, molto interessante anche questa esperienza. Laurea in economia, ha svolto Campus World durante la quarantena a Madrid e poi ha aperto un'azienda in Spagna tutta sua. Quindi capite come cambia la vita da questo punto di vista. Prego, ascoltiamo Lorenzo Sulpizzi. Buongiorno a tutti, il mio nome è Lorenzo Sulpizzi e la mia esperienza di Campus World si è svolta a Madrid, in Spagna, con l'azienda Just Landed, un'azienda che si propone di aiutare tutti gli expats, ossia tutti quelli che vanno a vivere all'estero, a trovare lavoro, assistenza sanitaria, casa, eccetera. E da questa falsariga, purtroppo avendo superpassato il Campus World nel periodo della quarantena, ed essendo quindi stato solo 2 o 3 giorni in ufficio e poi avendo lavorato sempre da casa, ho avuto la possibilità di, grazie anche agli strumenti dell'università, di riflettere un po' sul mio futuro. E quindi da 4 mesi a questa parte, all'età di 26 anni, ho aperto un'azienda chiamata Mr. Flat, che appunto sulla falsariga della Just Landed del mio Campus World
Si propone di offrire stanze in affitto a studenti universitari e giovani lavoratori, appunto al fine di facilitare questo compito. Quindi il mio giudizio è assolutamente positivissimo sul Campus World e su qualsiasi esperienza fatta dall'università in ambito estero, proprio perché dobbiamo essere pronti e tutti i ragazzi, gli studenti universitari devono essere pronti ad aprirsi mentalmente e culturalmente ad altri paesi, a fare nuove esperienze, a non parlare la propria lingua. Perché solo questo può spingere chi ha realmente l'ambizione di fare qualcosa come il sottoscritto a raggiungere degli ottimi risultati nel tempo, lavorando duramente e mettendo in pratica tutto quello che abbiamo imparato negli anni, prima sui libri e poi praticamente a livello di esperienza, soprattutto anche grazie al Campus World. Quindi la reputo assolutamente un'esperienza da ripetere, benché io non possa, ma consigliata a tutti gli studenti universitari che vogliono partecipare a questo tirocinio all'estero. Non ci siamo messi d'accordo prima e questi diversi interventi ci fanno capire anche la varietà delle esperienze da parte di laureati differenti. Ora Marco Bianchini, laureato in Scienze Forestali, Campus World in Giappone per la ricerca sulle bioplastiche e le emissioni di anidride carbonica. Ascoltiamo Marco Bianchini. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco Bianchini, da Fermo, mi sono laureato alla magistrale di Scienze Forestali. Grazie al Campus World sono andato in Giappone, al NARO, un centro di ricerca agroambientale del Giappone, una sorta di CNR italiano. E lì ho svolto lavori di laboratorio sulla ricerca sulle bioplastiche, la loro degradazione e le emissioni di anidride carbonica. È stata un'esperienza molto. È stata una vera e propria avventura, diciamo, anche perché mi sono trovato lì durante il Covid. Ma cosa molto più importante, è ritornato in Italia. Adesso abbiamo portato la ricerca che stavamo facendo lì nelle Marche. Tra l'altro, abbiamo pubblicato i primi risultati proprio venerdì scorso nel corso di un webinar dei dottori agronomi e forestali, e si spera che in futuro ne nasca un grande progetto, grazie magari a finanziamenti europei o regionali, insomma. Bene, ora Mary Incarletti, laureata nel 2019 in biologia marina, Campus World in Giappone. Quindi cambiamo di nuovo tematica, sentiamo questa comunicazione. Ciao a tutti, mi presento, sono Marilyn, mi sono laureata in biologia marina nel 2019. Poco dopo la laurea ho intrapreso un tirocinio Campus World di 11 mesi alla University of the Ryukyus a Okinawa in Giappone. L'esperienza è stata nel complesso molto positiva perché mi ha permesso di crescere sia dal punto di vista personale che da quello lavorativo. Personalmente potrei dire che mi ha aiutato a imparare come lavorare meglio in team, anche team multiculturali, quindi migliorando anche l'inglese, sono diventata più adattabile, dovendo vivere comunque in un contesto molto diverso. E essendo nel mio caso il tirocinio improntato anche sulla ricerca subacquea, ho potuto immergermi in posti che difficilmente avrei visto altrimenti. Infatti, la bellezza di alcuni luoghi può essere carpita soltanto vivendoci, lavorandoci e soffermandocisi per più tempo. Questo naturalmente penso non valga soltanto per la biologia marina, ma anche per altre facoltà. Per quanto riguarda il punto di vista lavorativo, ho potuto fare esperienza sia in campo che in laboratorio. Soprattutto l'esperienza di campo mi è stata molto utile anche per essere selezionata per il lavoro che sto svolgendo adesso come tecnico ambientale in ARPA. Quindi l'esperienza è assolutamente consigliata. Consiglio vivamente di programmare bene l'esperienza prima di partire, informandosi sia sui costi che sullo stile di vita del luogo designato, comunque desiderato, e di decidere bene anche il tipo di attività che si andrà a svolgere una volta arrivati a destinazione. Magari non sarà il tirocinio Campus World a determinare la direzione della vostra carriera, tuttavia è bene non sprecarla, nel senso che potrebbe essere un'utile occasione per andare a fare dell'esperienza proprio sulla tipologia di lavoro che andreste a svolgere in un prossimo futuro. Quindi preparatevi Dall'ambiente bene, stateci dentro e vedrete che il vostro impegno vi premierà. adesso all'economia, laurea in economia, esperienza al Monte dei Paschi di Parigi nel 2020, Nico Branchini. Tutto questo serve per dare un messaggio di informazione ovviamente ai nostri potenziali candidati. Prego.
Buongiorno, sono Nico Branchini e ho effettuato l'esperienza tramite Campus World nel 2020 alla Monte Paschi Banque di Parigi. Ho trovato questo ente in maniera autonoma tramite passaparola, poi mi sono rivolto all'università per portare avanti il progetto. È stata un'esperienza importante sia dal punto di vista lavorativo, perché mi sono trovato in un ambiente di lavoro stimolante, in cui ho potuto lavorare in maniera autonoma con una supervisione successiva al lavoro che effettuavo, mi sono trovato bene con i colleghi e la cosa importante di questa esperienza effettuata è che mi porta a casa un bagaglio culturale derivante da aver lavorato in un paese estero in una lingua che non è la mia, perché mi è stato richiesto di imparare il francese. Quindi, al di là della mia di esperienza, posso consigliare a tutti di partecipare a questo progetto, proprio perché molto spesso l'ente stesso da cui si lavora offre poi in seguito la possibilità di lavorare nuovamente per lui, o in altre filiali o nella stessa in cui avete lavorato. Quindi questo è il mio consiglio. Bene, stiamo quasi terminando. Altre esperienze in altro settore. Stefano Ambrosoni, ufficio UNESCO, lì Campus World, e adesso lavora proprio per un'organizzazione umanitaria. Ciao a tutti, sono Stefano Ambrosoni, ho partecipato al progetto Campus World nel 2019, con cui sono partito per il Myanmar e ho fatto la mia esperienza di 6 mesi presso l'UNESCO Myanmar Project Office. Dopo essermi laureato, ho cercato lavoro nel mondo della cooperazione internazionale e adesso lavoro presso Intersos, organizzazione umanitaria. Sicuramente è un progetto che raccomando a tutti gli studenti, sia per una crescita professionale, un'esperienza, ma anche dal punto di vista di esperienza personale, andare all'estero a fare questo tipo di esperienze è molto utile ed è un grande piacere. Grazie, in bocca al lupo. Bene, grazie a Stefano. Chiudiamo con Tommaso Cimarelli, Campus World nel 2019 a New York. Ciao ragazzi, sono Tommaso Cimarelli, ho fatto anch'io il Campus World 2 anni fa a New York. Sentivo dentro di me che era arrivato il momento di confrontarmi con il mondo esterno perché volevo vedere se ero in grado di affrontare un'esperienza simile. Perché, come avrete sentito un milione di volte, è un'opportunità irripetibile. Ed è vero, è un'opportunità irripetibile perché anche se un giorno vi capiti nel mondo del lavoro, non sarà mai come il periodo universitario. Secondo me il periodo universitario è un periodo proprio di prova in cui è giusto provare, è giusto sbagliare, è giusto mettersi alla prova e è giusto vivere queste esperienze con un determinato spirito anche di spensieratezza. Avete portato a casa un'esperienza all'estero che potete tranquillamente inserire nel vostro curriculum, che vi rivenderete con estrema facilità. Per quanto riguarda la mia esperienza, vi posso dire che è stata un'esperienza bellissima dal primo all'ultimo giorno. Sono mesi che ancora porto nel cuore. Mesi bellissimi in cui mi sono divertito, sono cresciuto dal punto di vista personale, ma anche ovviamente professionale e lavorativo. Quindi in bocca al lupo ragazzi, mi raccomando, sbrigatevi, non lasciate far trascorrere altro tempo e trovate quel pizzico di coraggio che serve per prendere la valigia e salire nell'aereo. Bene, allora nel ringraziare, concludendo, la dottoressa Silvia Verri, la dottoressa Chiara Principi per tutto l'aspetto della comunicazione e dei rapporti con i nostri laureati, la dottoressa Andresciani, la dottoressa Mangialardo, del nostro staff in rappresentanza di tutti, le conclusioni all'assessore, la dottoressa Giorgia Latini. Prego, assessore. Allora, si sente? Ecco. Allora, intanto grazie e soprattutto inizio proprio facendo i complimenti a questi ragazzi che hanno fatto questa bellissima esperienza. Il grazie ovviamente va all'università e a tutti i partner che comunque rendono possibile questo progetto, quindi in primis alla Camera di Commercio.
È un progetto veramente importantissimo perché, come abbiamo sentito, oltre a una grande esperienza e a una grande crescita professionale, c'è anche una grandissima crescita umana, personale. E quindi non è che si impara solamente la lingua, perché già questo significa che comunque tu hai quel valore aggiunto nel curriculum che neanche tutti i titoli scolastici comunque ti danno la forza per imparare la lingua quando ovviamente si è in loco e quindi si impara veramente la lingua. Ma in più ci sono anche quelle competenze tecniche di grande valore aggiunto, perché sappiamo che ci sono delle modalità di approccio aziendale in tutti i settori che abbiamo visto completamente differenti da luogo a luogo, da stato a stato, e quindi anche qua si può prendere il meglio di quello che offre quella cultura imprenditoriale, medica, agricola. Abbiamo visto tutti i vari settori dove i ragazzi si sono impegnati, e la cosa bellissima è che poi quando si acquisiscono queste competenze, come abbiamo visto dai dati, i ragazzi non rimangono all'estero tutti, ma anzi la gran parte, il 75%, ritorna in Italia e ben il 47% rimane sul nostro territorio marchigiano, e quindi significa che sono un grandissimo valore aggiunto, perché sono persone che hanno una visione sicuramente più ampia e più completa di altre persone, altri ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro, perché hanno delle soft skills ovviamente nuove, perché avete visto e abbiamo sentito che quando si va all'estero si affrontano tante criticità. Bisogna trovare un nuovo alloggio, bisogna iniziare a diciamo rapportarsi con nuovi colleghi, con nuove persone, e quindi si sviluppano tante caratteristiche che, rimanendo nei propri spazi, magari non c'era questa possibilità di sviluppare, come l'empatia, perché ovviamente per intraprendere rapporti con nuove persone bisogna sforzarsi, e poi viene anche naturale diventare empatici. La caratteristica della resilienza, quindi affrontare tutte le criticità, che ovviamente andare in un luogo nuovo da soli, comunque bisogna, abbiamo sentito i ragazzi che hanno affrontato, e quindi significa che anche qua si accresce la propria motivazione, la propria autodeterminazione, e soprattutto cresce anche quell'entusiasmo del credere anche in se stessi. E quindi c'è veramente un grandissimo valore aggiunto e una grandissima crescita personale. Ecco, l'università da sempre è stata diciamo innervata di internazionalizzazione, perché già dalla sua nascita, già nel Medioevo, i docenti potevano insegnare in qualsiasi cattedra e spostarsi da diciamo luogo, da stato, insomma i continenti ancora non erano ben definiti, però comunque c'era questa collegialità, questa visione che non rimanere nel proprio circuito comunque era un arricchimento, una crescita, e questo ce l'abbiamo ovviamente ben presente oggi. E questo progetto, ecco, esprime proprio questo: aprirsi al mondo per poi portare quei pezzettini di mondo nel nostro territorio e per far crescere il nostro territorio. Quindi consiglio a tutti quanti i ragazzi che sono connessi con noi veramente di fare questa esperienza, perché sarà un grandissimo valore aggiunto, è un'esperienza, non possiamo dire necessaria, perché uno se lo deve sentire dentro di fare questo atto di coraggio, come ci ricordava qualcuno dei ragazzi, però è un'esperienza sicuramente che ti guida verso un percorso di grande crescita e quindi di successo per il futuro. Quindi grazie ancora a tutti voi, la Regione sicuramente è vicina e supporta questo progetto. Grazie. Grazie Assessore. Un ringraziamento per l'impeccabile organizzazione a tutta la governance della Camera di Commercio delle Marche, al Presidente, al Segretario Generale. Da ieri il bando online a sportello,
per ripartire. Un caro saluto a tutti.